Ciao a tutti, sono Mimmo e sono il Product Manager per la diagnosi CAR in Texas. Mi occupo dello sviluppo di tutto ciò che è il mondo della diagnosi per l'ambiente CAR, SuperCAR e per l'ambiente ADAS. Oggi vi parlerò di diagnosi sui veicoli elettrici o meglio ancora, nel nostro caso di specie, di un veicolo che è elettrico e idrogeno e quindi a doppia alimentazione. Si tratta di un veicolo di recente introduzione sul mercato dove Texa ha già potuto effettuare tutti gli sviluppi per la parte diagnostica. Vi farò vedere cosa bisogna fare nel caso in cui fosse necessario sostituire la batteria o sostituire un componente. Axone Voice mi offre la possibilità di eseguire delle funzionalità in maniera dedicata nel caso dovesse eseguire delle riparazioni mirate. Grazie al tasto regolazione codifiche presente nello schermo dell'Axone Voice posso accedere ad una serie di funzionalità predefinite, tra le quali quella che è di nostro interesse, la calibrazione del sistema parcheggio. Quindi vado a scegliere la voce parcheggio, codifica centralina ed avvio la funzionalità presente sullo schermo. Quando devo eseguire questa procedura? La procedura va eseguita nel caso debba sostituire uno o più sensori parcheggio, nel caso debba sostituire la centralina, nel caso debba eseguire la calibrazione del sensore angolo sterzo o più semplicemente nel caso in cui debba sostituire la batteria perché si è scaricata. Ovviamente parliamo della batteria 12 volt in questo caso qua. Il primo suggerimento che dicevo dall'Axone Voice è quello di una scheda tecnica che mi permette di leggere cosa è necessario fare per eseguire al meglio la riparazione del veicolo. Ecco che qui abbiamo la nostra scheda tecnica. Mi viene indicato che tipologia di accessorio devo utilizzare per la riparazione, tutte le informazioni di servizio per eseguire al meglio la calibrazione dei sensori di parcheggio e come devo procedere per questa riparazione. Ovviamente avrò bisogno di quelli che saranno i due dispositivi essenziali suggeriti dall'ELP, ovvero il dispositivo di calibrazione e la bolla digitale per verificare l'angolo di inclinazione del sensore di parcheggio incriminato. Verificate le condizioni per la riparazione, posso procedere andando a leggere quelle che sono le informazioni che vengono proposte a video in Axone Voice. Quindi avrò una lista di operazioni che posso scegliere. La prima tra tutte è quella della sostituzione della centralina, ma non è il nostro caso. Infine viene proposto la funzionalità in caso di sostituzione della batteria. È proprio quello che abbiamo fatto nel nostro veicolo. È stata sostituita la batteria 12 volt e a causa di questo qua è necessario riconfigurare i parametri in centralina. Basterà semplicemente premere il tasto conferma, seguire i messaggi che sono proposti nello schermo di Axone Voice, ovvero di accendere il quadro e di verificare che il motore sia in ready off, premere conferma e attendere l'esito della calibrazione. Se tutti i parametri sono stati rispettati, avremo il messaggio di calibrazione completata con successo e il veicolo è tornato ad essere nuovamente operativo.